C'era una svolta Arti in Radio. Tutti i lunedì dalle 16 su Punto Radio 91.1 e 91.6 e in streaming su www.puntoradio.fm. C'era una svolta Arti in Radio. Ideato e condotto da Veronica e Mary. Musicisti, poeti, scrittori e artisti di ogni genere nel castello di Punto Radio. Seguite tutte le avventure anche sulla pagina Facebook. C'era una volta un pittore austriaco destinato a diventare uno dei massimi esponenti dell'Art Nouveau, nonché protagonista della secessione viennese. Figlio di un orafo e di un'appassionata di musica lirica, riesce, nonostante le precarie condizioni economiche di famiglia, a frequentare la scuola d'arte e mestieri del Museo Austriaco per l'Arte e l'Industria. La vera svolta l'abbiamo al suo 36esimo anno, quando viene inaugurata la prima mostra della secessione viennese, movimento artistico di cui è presidente. Famosa è la celebre frase collocata all'ingresso del Palazzo della Secessione: a ogni tempo la sua arte, all'arte la sua libertà. E di libertà e di arte si ciba il nostro pittore. In lui prevalgono il simbolo, l'evocazione della realtà, piuttosto che la sua rappresentazione. La linea elegante, morbida e sinuosa, la bidimensionalità delle forme, l'accostamento sapiente dei colori, il preziosismo, in una fusione e in un assorbimento delle più svariate componenti. Ma l'arte del nostro protagonista non è tutta o soltanto espressione di un mondo interiore morbosamente angosciato, come appare in molte sue opere. Egli è capace di rendere magica anche l'ultima poesia di un bel paesaggio e far trasparire la forza interiore emanata dai visi di alcuni ritratti femminili. Stiamo parlando di Lo scoprirete dopo il brano musicale. Rieccoci in diretta a C'era una svolta, Arti in Radio. Benvenuti al castello. Ciao a tutti. Ciao, salutiamo coloro che sono collegati anche tramite il sito internet www.puntoradio.fm. Siete già tantissimi, vi saluto, poi vi saluteremo meglio dopo anche nella chat. Mi raccomando, lasciate i vostri commenti in chat. Qualcuno ha già indovinato il nome del personaggio misterioso di oggi, Però ancora noi non lo diciamo. Non lo diciamo. Siamo qua a presentare Leopoldo Terreni, lo salutiamo. Ciao Leopoldo. Buonasera a tutti. Siamo felicissimi e onorate che sia qui con noi. È un onore per noi averti qui con noi, un grandissimo artista. Leopoldo, sei contento di essere qui con noi al castello? Sono io onorato di essere con voi, mi fa piacere. E noi siamo contentissimi. E io partirei subito a far conoscere Leopoldo tramite una biografia che ci leggerà Leopoldo stesso. È intorno a una mezzanotte di maggio, in un sabato del 1951, che a Terricciola, un paesotto della provincia di Pisa, nasce Leopoldo Terreni. È un bimbo grasso e pacioso, cresce in un'infanzia tranquilla e mostra ben presto una certa propensione al disegno, tanto che ancora bambino i ragazzi più grandi gli chiedono di disegnare per loro, sul lastricato della piazza, le piste sulle quali avrebbero fatto scorrere i preziosi tappi da bottiglia pazientemente rivestiti delle immagini dei più noti ciclisti di allora, tra i quali Coppi e Bartali i più venerati. I più piccoli invece gli domandano con insistenza di disegnare sulle stesse pietre della solita piazza famosissimi personaggi dei fumetti. Così la piazza, giorno dopo giorno, durante tutta l'estate, si riempie di piste ciclabili, uomini mascherati, Topolino e Pippo di varie dimensioni, Tex e i suoi Navajos, Paperino in groppa a Nembo Kid. Leopoldo disegna con le ginocchia e le mani perennemente macchiate di carbone. Disegna, disegna e disegna. Disegna fino ad attirare
calare l'attenzione più di una volta dell'allora esistente vigile di quartiere. Erano i tempi dei palloni sequestrati alle 5 del pomeriggio ai ragazzi e resi poco più tardi ai genitori. I tempi delle urla e minacce furibonde. Lo dia a tu babbo. No, ermi babbo no, lo dio anche alla tua mamma. No, per l'amor del cielo, quella picchia davvero. Erano urla, minacce, rimbrotti, ma non si era ancora sviluppato il sistema vessatorio attuale. Fu lo zio di Roma a segnarne definitivamente la strada. Arrivò un giorno con una scatola fiammante di coloratissime tempere. Il destino si alzò con la severità del giudice inflessibile, puntò il dito, guardò dritto negli occhi Leopoldo e gridando sempre più forte disse: «Imputato, io da questo momento ti condanno per sempre, dovunque e comunque a dipingere». E Leopoldo dipinge su cartoni e compensati. Le galline di nonna Larina, le mucche di zia Beppa, l'asino di Venturino, il cavallo di Aurelio, lo straordinario paesaggio della Ripa. Tanti piccoli quadri dispersi in chissà quali rivoli amicali. Leopoldo cresce, diventa magrissimo, frequenta la scuola d'arte, o meglio non la frequenta. Insofferente a qualsiasi disciplina, nel 68 decide di fare la conoscenza con i grandi artisti del passato. Vende l'apparecchio radioregistratore appena comprato dal fratello Raimondo, un po' di ciottoli di rame di nonna Larina, elargisce qualche carezza alla cassa del bar di famiglia, saluta mamma dicendo che va dalla zia di Pontedera e parte. Con l'amico del cuore Egisto, autostop, treno, pullman, autostop, Parigi è grande, Pigalle, Montmartre, Notre Dame, Tour Eiffel, Louvre, tante altre cose che non ricorda, troppe che non ha visto. I soldi finiscono e tornano a casa, stanchi, stremati. Arrivano a Milano senza un soldo, ma sapendo che un camionista del paese viene alla Sede Piaggio milanese. È Ugo di Gattone, ristorante. Bene, bravo, bis, viva Ugo. Egisto torna a casa, Leopoldo no. Strappa qualche lira al paesano camionista e riparte. A notte fonda è in una stazioncina ligure a pochi passi dal Piemonte. Si avvia tra stradicciole nei campi e sentieri nel bosco, accompagnato dal parlottio del ruscello e da tutto ciò che raccontano le stelle. Sogna, vede benissimo e anche quello che non c'è. Passa l'estate con i parenti materni, disegna e fuma, torna a casa, conosce e frequenta un pittore locale, Pier Orlando Martini, bravissimo con la spatola, la decorazione murale e il bicchiere. Leopoldo impara tutte e tre le discipline. Sarà Paola a distoglierlo dal bicchiere, ma per quanto egli ne sia felicissimo, sarà la stessa Paola a coinvolgerlo giovanissimo in una pratica forse ancora più deleteria, il matrimonio. Nasce Simona. Paola amerebbe scrivere, viene comperata una piccola lettera 32, la famiglia richiede il lavoro. Leopoldo è artigiano, lavora, tradisce il suo mandato, lo assolve solo il sabato e la domenica e in qualche spazio rubato a riposo. Paesaggi post macchiaioli vengono lasciati alle spalle. È il periodo dei quadri surreali, cabine telefoniche ricoperte di rovi, enormi occhi ammiccanti da dentro la tela come fossero stracci di giornali, ritratti incollati con il nastro adesivo sullo sfondo di intricati tubi di ferro, ma naturalmente il tutto pazientemente, orgogliosamente dipinto. 9 anni di matrimonio, 9 anni più tardi la sola cosa che Paola scriverà sulla lettera 32 sarà un biglietto d'addio, per sempre. Ma al fallimento di un matrimonio segue sempre il successo di un divorzio. La pittura avventura ricomincia. Dipinge, viaggia, disegna, visita gallerie, musei d'arte moderna, biennali. Pensa, capisce di non capire. Intanto, nei primi anni '80, la sua pittura si trasforma, nasce Pirotalco, il personaggio puntuto che ancora oggi caratterizza tutto il suo lavoro. Pensa, guarda e vede intorno cose che non lo convincono. Ha un dubbio, è una notte di metà anni '80, nel mese di luglio, in una cittadina della zona c'è una rassegna di pittura e scultura. Leopoldo ha preso una vecchia camicia bianca, macchiatala di rosso, infila tra le due maniche un'usuratissima scopa, fissa il tutto uno spago sdrucito e si reca in quella città, sotto gli archi davanti ad una piazza, tira fuori chiodo e martello, infigge il chiodo nel muro e attacca il suo manufatto in mezzo a due installazioni. Poi parte con la compagna di allora, Francia, Spagna e Portogallo. Un mese più tardi la camicia è ancora al suo posto, nessuno si è reso conto di niente. Che tipo di arte è questa?
E in un'altra occasione, con un amico pittore di quelli che Leopoldo comincia a definire gli artisti della sponda orientale, che in una rassegna l'amico, vedendo da lontano certe brillanti macchie di colore, inizia ad acclamare entusiasta la straordinarietà di certi lavori. Lo straordinario era nell'età degli autori. In mezzo ai quadri di professionisti che per nulla avevano interessato l'amico, erano stati messi i lavori dei bambini d'asilo. Il dubbio si fa sempre più grande. È sempre negli anni Ottanta che un critico di quelli a cui amministrazioni cialtrone ed improvvisate e imbevute di quel modernismo deleterio che ha distrutto interi tessuti socio-economici, gli dice che la sua pittura pulitina e precisa e pignola non lo interessa minimamente. Leopoldi è allora collaboratore di un noto mensile umoristico toscano, il Vernacoliere, membro della beffa delle teste di Modigliani, che a Livorno alcuni ragazzi hanno consumato ai danni di critici d'arte famosissimi, mostra al suo due pezzi eseguiti con disordinate goccioliature di colore che entusiasmano il critico in questione. Se farà dei quadri come quelli, gli viene assicurato l'appoggio per una mostra a Torino, in una importante galleria. Quei lavori li ha fatti la figlia Simona giocando qualche anno prima, quando aveva 11 o 12 anni. Per anni si scontra verbalmente con artisti che sulla tela incollano ritagli di giornale, attaccano chiodi, palline, cordicelle, boccette, boccettine, ferri, ferretti, reggisene, mutande, schizzano, gocciolano, sputano, smanaccano. Ciò che li accomuna è l'appiattimento della velocità di esecuzione e l'argomentazione che neanche Van Gogh era capito, come se in ogni più sperduta frazione di ogni o di ognuno degli 8.000 comuni d'Italia albergasse un Van Gogh. L'artista prodotto una volta in 2.000 anni di storia occidentale. Se questo andrà avanti, andateci voi. Leopoldo, senza mai abdicare dalla manualità, si ferma ai suoi quadri a dondolo, alle sue strutture in equilibrio, alle sue campiture in linee ordinate e precise. Utopia di un mondo pulito. La certezza del dubbio. Io direi che in quello che hai letto c'è praticamente un'intera vita dedicata all'arte, che all'inizio qui penso scherzosamente o ironicamente hai definito una sorta di, fra virgolette, condanna, ma che in realtà, diciamo, è una compagna di vita, perché senza l'arte un artista non può vivere, giusto? Ma assolutamente, l'artista vive per le sue cose, per la sua pittura. L'artista intanto è il un personaggio che rifiuta di crescere in qualche modo e vuole continuare a giocare con i colori, con la scultura, con quello che ha in mente di fare, insomma, e cercando di farlo nel meglio che sia possibile. Io so che tu, oltre alla pittura, sei anche un bravissimo vignettista e che, insomma, hai lavorato 20 anni per il Vernacoliere. Questa è un'avventura incredibile, 20 anni di lavoro al Vernacoliere, insomma, ce ne parli? Ma è stato un periodo interessante, intanto avevo 33-34 anni e questa è la cosa che mi interesserebbe di più, tornare a quell'età. Però è stato interessante veramente conoscere, pranzare tante volte con Mario Cardinali, con Severi, che ora è alla TG3. E anche lui era un disegnatore del Vernacoliere con Ettore Borsacchini, che in realtà si chiama Marchetti Giorgio, che è un architetto, è anche un architetto che ha fatto un sacco di cose in giro per il mondo. Io, per così dire, ero quello meno titolato, se vogliamo, però non, nessuno nei pranzi, soprattutto nessuno voleva rimanere indietro, e ne usciva un sacco di corbellerie e tante risate veramente dalla redazione del Vernacoliere, tutti a pranzo col vino davanti, uscivano di quelle cose inimmaginabili. Cavallo, Samarcanda, questa bellissima canzone di Roberto Vecchioni che ha ispirato Leopoldo, vero? Ti ha ispirato? Sì, è vero, ho fatto un quadro dedicato a Samarcanda, a Vecchioni particolare, appunto il cavallo che corre, insomma, mi piaceva l'argomento del tentativo di sfuggire, dell'inutile tentativo di sfuggire alla morte, perché è inevitabile.
ma ne ho fatte altre. Un'altra l'ho dedicata a Fabrizio De André, la storia di Marinella che conosciamo tutti, con, dipingendo stelle, dipingendo Fiordalisi e il principe e la scorta, nonostante la canzone parli di un re senza corona e senza scorta, però proprio per menzionare che non c'era, io l'ho dipinta. Una visione romantica. Naturalmente, una visione romantica della cosa, e anche l'altra dedicata a Guccini, perché è semplicemente straordinario, no? quando dice: venite pure avanti voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. In qualche momento scatta un processo di identificazione, nel senso che...